Max, abbiamo pochissimissimo tempo perché la gente scalpita, lo abbiamo utilizzeremo fretta. Al meglio. Io ho visto dal di dietro, mi sembrava, insomma, da dietro, ecco, mi sembrava il tuo sosia. Sono corsa appresso, Max, ho fatto una figuraccia, l'hai visto? No, non Attilio, l'ho visto. Aveva una zazzera scompigliata anche lui. Sarà lui, volevo carpire qualche segreto dietro le quinte e sono rimasta fregata perché stava spostando le transenne. Ma guarda, effettivamente esiste un'antropologia che può somigliare, nel momento in cui da dietro vedi, intravedi una folta capigliatura e poi c'è una escrescenza di peli sulla faccia in qualche modo. Insomma, però poi. Non poi sono mi sono sbagliata perché aveva le transenne, per cui mi sono sbagliata un attimo. Volevo chiederti una cosa, adesso col cuore. La musica, come la poesia, l'arte, è un modo per viaggiare, secondo me. Sì. Tu quanto viaggi? Con le tue gambe, quanto con il pentagramma? Beh, guarda, è chiaro che la musica veramente fin da quando la si ascolta da bambini, basta vedere un bambino come rimane incantato di fronte alla musica, no? Già è un elemento che invita a entrare in altre dimensioni, altri mondi. Rimanere in contemplazione della musica è uno stato veramente più bello, è una cosa anche naturale per l'essere umano, rimanere coinvolto dalle armonie musicali, è un po' un linguaggio che tutti interpretiamo al di là della capacità di capire il significato. Forse riuscire a decodificare la musica e a trascriverla è un aspetto tecnico, ma anche il musicista, per quanto possa poi scrivere un pentagramma, deve prima cosa rimanere affascinato dalla impossibilità di tradurre qualche cosa di così imponente come la musica. Allora, parliamo di impossibilità, proviamo a reinventare il vocabolario, almeno alcune parole. Se ti dico vento, scriviamo un nuovo vocabolario, vento, due punti. Ah, un nuovo vocabolario? Sì. Vento, fruscio. Correre. Correre, aspettare. Sparire. Esserci. Blu. Blu. Respirare. Contemplare. Sentire. Amare. Max Gazzè in tre parole. Eccomi qua. Eccomi qua. Il tuo pubblico ti aspetta. Grazie, grazie Max. Grazie.